Siamo a Nofrils nell'area innovazione, con noi c'è Esther Liquori, CEO di Yamgum, una startup che partecipa appunto alla manifestazione. Esther, raccontaci un po' chi è Yamgum e cosa fa. L'obiettivo di Yamgum è aiutare le persone a conoscere le città con gli occhi di chi li vive ogni giorno e aiutarli a creare il loro itinerario di viaggio ideale e ottimizzato rispetto alle loro esigenze, quindi non prefabbricate o con informazioni che siano obsolete, ma sempre informate in tempo reale. Come lo facciamo questo? Analizziamo i dati provenienti dai social network e restituiamo in tempo reale quelli che sono i trend rispetto ai luoghi delle città. Quindi una persona che abbia un'ora o che stia organizzando ad esempio il suo viaggio può navigare le varie destinazioni, noi siamo in tutta Italia, può navigare le varie destinazioni e scoprire cosa per ogni luogo della città, musei, piazze, chiese, si sta dicendo, le persone del posto stanno dicendo e condividendo. Quindi a quel punto in cui sito, ingolosito, può cominciare a strutturare quello che è il suo viaggio, scegliere cosa vuole vedere, inserire in che date si troverà in quella città e sarà Yamgum a creare il suo itinerario di viaggio ottimizzato sulla base di distanza, durata della visita, orari d'apertura e chiusura e condizioni meteo. Questo cosa vuol dire? Che a oggi dobbiamo perdere moltissimo tempo, anche avendo deciso e scoperto cosa vedere e aprire tutti i siti informativi e cominciare a incastrare quelle che sono le nostre esigenze, gli orari d'apertura e chiusura, tutto questo invece viene automatizzato da Yamgum in un piano viaggio che poi naturalmente può essere sempre modificato, portato con sé anche in offline, sul cellulare, quindi avere l'applicazione mobile che ci accompagna come un amico del posto, perché ci dà un occhio in tempo reale sulla città. E questo come può integrarsi con l'attività degli operatori dell'industria del turismo, quindi agenzie di viaggi, tour operator, destinazioni? E poi volevo chiederti se avete già delle collaborazioni, dei progetti in corso, se ci saranno novità da questo punto di vista. Sicuramente si integra benissimo, perché andiamo a diventare per loro uno strumento di engagement del cliente prima, durante e dopo. L'industria ha bisogno di differenziare l'offerta turistica ma anche aggiornarla e aiutare il viaggiatore a sentirsi bene nella destinazione in cui si trova. Quindi una volta che l'utente ha registrato la propria camera in un albergo per il suo prossimo viaggio, l'operatore dell'albergo può ad esempio cominciargli a fare sognare quello che è il suo viaggio, quindi nelle date in cui sarai qui ci saranno questi bellissimi eventi, lo sai che adesso è fruibile quest'altra attività all'interno della nostra città e così via. Poi quando l'ospite si troverà in città sarà l'amico digitale al suo fianco, lo potrà con l'applicazione mobile personalizzata rispetto a quella che è la livrea, diciamo, dell'hotel, quindi una versione white label della nostra applicazione, non solo gli offrirà quelli che sono i suoi servizi, ma gli offrirà i servizi di tutta la città, quindi tutta la città sarà nella tasca dell'ospite di quell'albergo che si sarà appunto avrà sottoscritto un piano con Yamgum. Stesso dicasi per tour operator, perché è sicuramente uno strumento per loro per la creazione ottimizzata del viaggio. Ci saranno delle novità in merito, stiamo stringendo degli accordi, l'applicazione mobile negli store da pochissimi giorni, quindi è proprio questo il momento del lancio per gli operatori, quindi chiamateci, contattateci, sarà un nostro piacere.